Il coordinamento nazionale Famiglie con Disabilità d'Abruzzo, CONFAD, ha organizzato a Roseto degli Abruzzi il primo convegno nazionale per parlare dei caregiver. Oltre ad aver illustrato il lavoro svolto in oltre 16 anni di attività fino ad oggi, CONFAD ha dato spazio a testimonianze di caregiver familiari e voce alle famiglie con disabilità presenti sul territorio. L'obiettivo dell'incontro, a cui ha preso parte anche da remoto la ministra alla disabilità Alessandra Locatelli, è stato quello di affrontare le difficoltà che queste figure vivono quotidianamente. Oggi siamo qua a Roseto degli Abruzzi in questo convegno che ha lo scopo proprio di far parlare e di parlare dei caregiver familiari, che sono proprio quei familiari che accudiscono un parente convivente a casa e quindi ne evitano il ricovero in istituto. Di fatto sono un grande risparmio anche per le casse dello Stato e che devono essere chiaramente riconosciuti e valorizzati nel loro ruolo. Ora c'è una legge nazionale che ha dato solo la definizione in questi termini, bisogna completare l'iter legislativo nazionale e anche a livello regionale bisogna mettere in atto dei provvedimenti che diano valore e sostegno e diritti e tutele a questa figura. Questo incontro è stato il primo di una serie di convegni conoscitivi che verranno organizzati nelle varie regioni d'Italia in cui l'associazione è presente. È una problematica su cui bisogna assolutamente intervenire, soprattutto a livello nazionale, però nel locale si può fare qualcosa. Assolutamente sì, ma lo ha dimostrato il piano sociale regionale che è stato presentato all'Università di Teramo ad aprile. Ci sono delle finestre che si possono aprire sul caregiver familiare, l'Abruzzo lo sa, la regione Abruzzo lo sa e ha cominciato a lavorarci sopra. Noi vogliamo dare dei consigli, vogliamo essere a fianco degli enti di prossimità per lavorare insieme, per valorizzare questa figura a livello regionale. Possiamo dire che queste famiglie a volte basta veramente un piccolo gesto per alleviare tante sofferenze? Gesti concreti, piccoli, concreti, passi lunghi, piano piano per arrivare alla determinazione, alla vita normale, per normalizzare la vita della famiglia con disabilità e del caregiver familiare.